Eccolo qui, il mio gran ciambellano, acciambellato. Eccoci qui. Allora, vi presento Orazio, ciao a tutti. Lui è Oraziuccio, il mio nuovo compagno di vita, il mio nuovo compagnuccio animale. Eccolo qui. Allora, adesso lo vedete un po', diciamo, in stand-by, perché ha giocato, si è divertito molto, adesso è stanco, va bene, è bello tranquillo. Però non fatevi ingannare perché lui è molto vivace, molto dolce, molto affettuoso, è vivacissimo e ha una grande, veramente ha una grandissima energia, è una cosa incredibile. Infatti lo chiamiamo Duracell, Orazio tra parentesi Duracell, detto anche il gran ciambellano, come potete vedere, e Orazio il cane che delle coccole non è mai sazio. Anche questa è la frase che abbiamo coniato per definirlo. È molto dolce, vi assicuro, dolcissimo, non mi sta dando nessun tipo di problema. È un cane socievole, è un cane dolcissimo, un cane spettacolare, intelligente, fa delle cose che ti lasciano senza parole, devotissimo, che non vede l'ora di compiacerti, di fare quello che vuoi tu, che pende proprio dalle tue labbra. È spettacolare, vi giuro, è spettacolare, è un cane meraviglioso. E io devo ringraziare la volontaria che ho conosciuto, e non so se posso nominarla, non le ho chiesto nulla, non lo so, però lei sa, la ringrazio, e è una volontaria della Lega Anticaccia, e che mi ha aiutato a conoscere Orazio, a trovarlo e a conoscerlo. E quindi insieme l'abbiamo salvato. L'abbiamo salvato, sì, perché viene da un canile di quelli veramente, dove i cani non hanno speranza, perché è un canile che non ha visibilità, dove gli animali non hanno un nome, non hanno un nome, pensate, questa è una cosa assurda, dove le gabbie vengono lavate con dentro tutti gli animali, così, infatti lui ha un po' di reumatismi, si capisce. E insomma, io sono molto contenta. Lui ha circa, non è un cane giovanissimo, è un cane che ha 8 anni, dovrebbe avere circa 8-10 anni, non si sa con esattezza perché ha i denti molto rovinati e non ce li ha tutti, diciamo, ce l'ha qualcuno e questo impedisce un po', ha i denti di un cane di 15 anni, però in realtà lui dovrebbe averne, secondo il veterinario, 8-10, non di più. Ma a parte questo, va sicuro che sta bene, per il resto sta bene, ha una fibra forte, ha un cuore forte, è un cane vivacissimo, giuro, nonostante lo vediate così in fase di riposo, però è spettacolare, è una cosa incredibile. Poi conosce dei comandi, perché lui è stato molto probabilmente il cane di un cacciatore, è stato picchiato purtroppo, e questo si vede dalla reazione che ha, da alcuni comportamenti nostri, è stato picchiato sicuramente. Però conosce dei comandi, quindi io non so se siano le nostre parole o magari il modo, il gesto in cui diamo questi comandi, ma lui fa delle cose spettacolari. Quindi conosce il comando seduto, si mette così, sdraiato e gattona. Ragazzi, gattona, ho un cane che gattona, è una cosa che mi manda al manicomio, fa veramente ridere. Appena sarà possibile, metterò un video dove vi faccio vedere come gattona, perché è troppo divertente. Devo essere in giardino però per farlo, qui non lo fa, qui risponde meno ai comandi, forse perché lui è abituato appunto all'aria aperta, a fare queste cose all'aria aperta, quindi bisogna stare fuori e poi ci vuole qualcuno che ci riprenda mentre ovviamente siamo in movimento, quindi spero di poterlo fare al più presto. E per il resto, insomma, io vi dico che sono molto felice di questa scelta, mai pentita neanche mezzo secondo, è un compagno spettacolare, non dà nessun tipo di problema. Perché dico così? Perché io vorrei dirvi questo, se siete anche voi, so che ci sono molte persone, me l'hanno detto, che amano gli animali, che mi seguono anche gentilmente, e se avete intenzione di prendere un cane, prendete in considerazione la possibilità di prendere un cane anziano, un cane adulto, non necessariamente anziano, ma adulto, o anziano, anche se io adoro i cani anziani, ve lo dico subito, li adoro. Li adoro perché hanno la saggezza dell'anzianità, dal punto di vista e dal mondo animale certamente, però sono saggi, sono dolci, pendono dalle tue labbra, hanno già la loro vita sulle spalle, sanno come comportarsi in certe situazioni e soprattutto ti saranno eternamente grati, vi giuro, eternamente grati. Sono meravigliosi, io consiglio tantissimo di prendere un cane già grande, soprattutto anziano. Io ho proprio il pallino perché hanno un punto di dolcezza che
Nemmeno un cucciolo ha. Cioè, voi direte, è possibile? Sì, da sicuro che è possibile. Anche se io amo i cuccioli, certo, chi è che non ama i cuccioli? Ne ho avuti anch'io, sono stati con me, sono invecchiati con me, purtroppo non ce li ho più. L'ultimo cane che ho avuto, è morto 5 mesi fa, non vi dico, mi ha lasciato veramente un vuoto enorme e lo ricordo con tutto il mio cuore. Però adesso c'è lui e c'è Oratiuccio. Il gran ciambellano è veramente un cane notevole, mi sta dando delle grandi soddisfazioni. E allora io vi dico, se vi va, prendete un cane dal canile, non ve ne pentirete. Magari ci si va un po' preparati. Io sono del partito di quelli che pensa che bisogna essere preparati, conoscere il cane, se c'è la possibilità, a volte non c'è la possibilità, a volte bisogna agire perché il cane è in pericolo, è in sofferenza, è in uno stato di sofferenza, bisogna agire senza purtroppo pensarci soltanto, ma nella maggior parte dei casi è possibile andare in canile per conoscere un cane, per portarlo a passeggio. Di solito mi permettono di portarlo a passeggio, di tornarci, di frequentarlo, di conoscerlo, così davvero si capisce, si conosce qual è il cane più adatto a noi, il cane che se noi siamo adatti a quel cane, perché c'è anche questa variante da tenere in considerazione, quindi è una cosa lecita, giusta, che si può fare, si deve fare, perché poi da una scelta come questa non si torna più indietro. Cioè non è pensabile di restituire un cane al canile, questa è una cosa, è un'atrocità, è peggio ancora che abbandonarlo, un cane. Quindi da questa scelta non si torna più indietro. Ma io vi giuro, andateci coi piedi in piombo, fate le vostre valutazioni personali. Magari vi fate aiutare da una persona che ne sappia qualcosa, ci sono molti volontari bravissimi in gamba, qualche volta si incappa in volontari che non sono preparatissimi, vi dico la verità, cioè a me è capitato, persone davvero che donano la loro vita, ma magari non proprio preparatissime. Io mi sono anche scontrata con situazioni durante questa ricerca del mio cane. Anche in situazioni un po' al limite, che io non ho trovato specchiate, veramente chiare e limpide, e mi sono sentita di segnalare, ad esempio, all'ENPA, un'associazione che non me la contava giusta, ecco, sono sincera. Comunque non voglio scendere nei particolari perché non ho riscontri di un certo tipo da potervi dare, però ho segnalato questa situazione all'ENPA perché non mi era chiara. Può succedere anche questo, però poi ci sono tutti gli altri volontari, ci sono tutte le altre persone che se ne intendono, che hanno voglia di aiutarti, che hanno pazienza di aiutarti, e insomma, secondo me un cane anziano è spettacolare, è spettacolare. Poi anziano, vi capiterà magari un Duracell come lui, chissà, poi mi direte. E insomma, vi saluto, vi mando un bacione da me e da Orazio. Ciao! Yeah!